Grazie a un secondo tempo degno della Lazio delle precedenti stagioni, i biancazzurri hanno colto un'importante affermazione sull'Ascoli. La squadra marchigiana aveva avuto un buon avvio culminato con una favorevole occasione per Zandoli sventata da Pulici. La Lazio del primo tempo invece era vissuta soltanto sui tentativi di un Garlaschelli sempre insidioso. Chinaglia è stato il protagonista della riscossa laziale nella ripresa. Dopo appena un minuto il centravanti, nella sua nuova posizione spesso criticata, lancia in profondità Martini, abile nel controllare il pallone e nel battere Grassi con un tiro dal limite. Una volta sbloccato il risultato è stato facile per la Lazio trovare nuovi varchi nella retroguardia ascolana. Vediamo Rececconi andare via al suo avversario diretto e rimettere sul centro un pallone sul quale Badiani giunge con un attimo di ritardo. Gli uomini di Maestrelli insistono e raddoppiano al quarto d'ora quando, su invito di Chinaglia, D'Amico si fa luce in area e batte Grassi con la collaborazione del libero Scorsa che devia la traiettoria. Per la seconda volta i laziali vanno a fare gruppo intorno a Chinaglia. La reazione dell'Ascoli è decisa ma viene anche neutralizzata dalla tempestività di Pulici che esce su Zandoli. Al 29esimo giunge il terzo gol, Lopez tocca a Chinaglia e il centravanti dalla lunetta lascia partire un bolide che si insacca sotto l'incrocio dei pali. È l'ennesimo pezzo di bravura di Chinaglia in questa partita che non prometteva nulla di buono. Nel finale l'Ascoli riduce lo svantaggio con un gol di gola macchiato dalla sospetta posizione di Silva, segnalata dal guardialinee e non rilevata dall'arbitro. Comunque si tratta di un gol bellissimo nell'esecuzione che va a premiare, anche se parzialmente, la buona prova della formazione marchigiana.